Buon pomeriggio, buongiorno, bentornati alla nostra nuova puntata di Destination Remax. Come ogni giovedì sapete che incontriamo un broker per conoscere sempre Remax nel migliore dei modi, quindi dall'interno. Oggi abbiamo un ospite che ormai è un broker storico perché fa parte di Remax da oltre 16 anni, quindi sicuramente anche oggi avremo qualche pillola da sentire, da imparare. Tra l'altro faremo anche un approfondimento su un tema di cui non abbiamo mai parlato. Vedo che state iniziando a collegarvi, quindi come sempre vi chiedo se tutto funziona per il meglio. Vi ricordo sempre che se volete commentare o fare una domanda e far sì che si possa vedere, come vedete in sovraimpressione, il nome e anche la foto del vostro contatto, dovete autorizzare StreamYard, quindi basta che cercate il commento all'inizio di questo video, cliccate e tutto parte. Allora, senza perdere troppo tempo, io direi che ho il piacere di potervi presentare Emanuele Cadei, broker, come dicevo, storico di Remax, che lavora nella provincia di Varese. Ciao Emanuele. Ciao Luca, buongiorno a tutti, bentrovati, grazie dell'invito. No, anzi, grazie a te del tempo che ci dedicherai e quindi di quello che ti andrà di condividere con noi. Grazie Un veramente della piacere. disponibilità. Tutto bene, innanzitutto? Sì, benissimo, grazie. A parte il tempo oggi, mal penso in varie parti, un po' grigio, ma siamo in autunno, per cui. Vabbè, dai, è anche giusto così, è anche giusto così. Ascoltami, ci stanno già collegando molti ospiti, colleghi, anche colleghi, perché vedo Luca Zani, che abbiamo giusto intervistato settimana scorsa, Corrado Cutuli, Giovanni Cantù, Gianni Guido, Marco Falchi di Alessandria, quindi siamo in tanti. E poi piano piano sicuramente i Grazie. tardatari arriveranno. Anzi, io ogni tanto se mi guardo, vedete guardare un po' da qualche parte, vedo se sta arrivando qualche richiesta di adesione al gruppo Destination Remax in modo da potervi seguire. Allora, Emanuele, ti va di raccontarci un po' chi sei, cosa facevi prima di Remax, quando sei entrato in Remax, il perché? Raccontaci un po'. Sì, con piacere. Allora, sono entrato in Remax, come hai ricordato tu, quest'anno sono 16 anni, per cui è insomma un tempo abbastanza interessante per poter anche raccontare l'esperienza positiva di questi anni. E prima di entrare in Remax facevo l'agente immobiliare, quindi sono agente dal 94 e quindi l'esperienza in Remax è arrivata dopo circa 8 anni, dove comunque avevo esercitato l'attività di agente immobiliare. Prima, come un po' come penso abbiamo iniziato tutti, anche tu credo, come funzionario in un'agenzia, diciamo, tradizionale, anche se in realtà era una sorta di franchising, ma strutturata, in paese, e poi passando in un'agenzia tradizionale da funzionario, poi, fino a diventare socio. Questo successe nel 2000 e poi l'approdo a Remax avvenne nel 2004, quindi appunto, diciamo, 16 anni fa. È stato quindi un passaggio graduale, la classica gavetta fino a diventare funzionario, poi titolare, per avere, diciamo, dei colleghi che condividono, diciamo, l'agenzia, quindi con dei funzionari, altri agenti e colleghi. Questo è stato un po', Come? diciamo, questo è stato un po' l'iter. Diciamo che la cosa che poi può essere interessante, era, come ho sentito anche altri colleghi durante le tue interessantissime trasmissioni, spesso la curiosità è un po' quella di come mai sei arrivato poi a Remax, alla fine, avevi. Infatti, bravissimo, bravissimo. Perché poi alla fine uno o stavi male, no, in realtà guarda, io avevo un'agenzia tradizionale con un socio, avevamo due o tre funzionari, avevamo già due sedi, in realtà avevamo due o tre funzionari per ogni sede, quindi eravamo una piccola agenzia con 5 o 6 funzionari, ma questo è un aneddoto un po' così curioso. Nel 2003-2004 era il periodo in cui sembra un'era geologica fa, ma i computer nelle agenzie, nelle vetrine, si mettevano le fotografie stampate ancora dal fotografo e quindi le stampavi, venivano sfocate, tutta questa cosa qui. Iniziavano l'avvento dei computer e quindi ci siamo confrontati con chi ci vendeva i software, chi ci vendeva le macchine. E io sinceramente mi sedevo a quei tavoli con queste persone che probabilmente avevano dei prodotti anche interessanti, ma io non avevo le competenze per valutare qual era il prodotto più adatto in quel momento alle nostre esigenze. Quindi mi sentivo Certo. un pesce fuor d'acqua, diciamo, io non posso decidere su una cosa di cui non ci capisco nulla. So fare l'agente immobiliare discretamente bene, ma di computer non me ne intendo. E allora mi sono detto con il mio allora socio: dobbiamo
trovare una soluzione a questo fatto. Noi dobbiamo continuare a fare gli agenti immobiliari e pensare che qualcun altro vada a decidere su cose di cui noi non abbiamo competenze. Allora l'idea ci venne quella di andare a guardare i cosiddetti franchise, le agenzie strutturate, che sicuramente all'interno del loro organico potevano avere competenze più ampie rispetto alle nostre. Andammo a sentire, diciamo, tra i nomi più blasonati dell'epoca, ne cito uno su tutti, da Gabetti, e in verità Remax venne suggerita dal mio ex socio, che conosceva, un broker storico di Remax, conosceva l'amico Luca Rondina, il quale dice: no, vieni a sentire Remax. Io in realtà 14 anni fa, 16 anni fa, non avevo mai sentito nominare Remax, e quindi eravamo agli inizi, e quindi Remax oggi è sicuramente un brand assolutamente conosciuto, all'epoca almeno nel mio territorio non si conosceva. Aveva pochi anni. Era sì, giovane. In Italia, logicamente. Sì, esatto, perché negli Stati Uniti sappiamo, insomma, che è da 73. E ti dico, Luca, venni illuminato, al di là di capire che lì avevo trovato la soluzione al mio problema tecnologico, e quindi ho detto, finalmente qualcuno che mi risolve quel problema lì, che per me era un problema, ma venne illuminato da quello che era il sistema Remax. Cioè, l'avevo proprio fatto mio, ancora più del mio ex socio, che mi portò lì. Ah, ok, perfetto. Quindi avevi intravisto qualcosa di diverso, seppur fossimo, come dicevamo prima, ancora agli albori in Italia, avevi già intravisto quel modello di business che, insomma, era un po' differente anche rispetto a franchising, che invece non erano presenti da parecchio tempo sul territorio nazionale. Assolutamente, ma soprattutto, guarda, quello che mi colpì, perché poi uno può anche riaprendo i cassetti della memoria, ma che cosa ti aveva colpito più di tutti quando andasti a sentire la presentazione Remax? All'epoca c'erano i famosi 60 minuti con Remax, era Dario Castiglia che girava, il nostro presidente fondatore, per l'Italia, e io andai a sentirlo in una di queste occasioni, e quando feci vedere lo schema classico di come è strutturato lo studio associato, ecco lì io avevo visto la piramide rovesciata rispetto al sistema gerarchico. Te lo stavo chiedendo, ma vediamo la piramide. Sì, la piramide. Rido perché quello che faccio ora io naturalmente sempre spiegare la mitica piramide. Perché poi era la realtà, io effettivamente già nella mia agenzia ero strutturato così, nel senso che per me il funzionario, quello che lavorava tra virgolette sotto di me, non era sotto di me, era un mio collega, semplicemente lui aveva un ruolo, io ne avevo un altro, io diciamo che ero il titolare, ma in verità se non avessi avuto lui o loro io non sarei stato nessuno, perché poi erano loro che facevano, diciamo così, l'attività di intermediazione vera e propria, sicuramente la facevano più di me e spesso meglio di me. E quindi già a suo tempo la valorizzazione dei colleghi per me era fondamentale. E Remax, diciamo, è l'incarnazione di questo. E quindi il broker è un coordinatore, diciamo così, delle attività all'interno dell'ufficio, è colui che gestisce, che organizza, che era quello che facevo sostanzialmente. È chiaro che Remax ha enfatizzato questo concetto dando anche gli strumenti al broker per poter fare al meglio questa tipologia di lavoro. Ma aveva finalmente dato una struttura, era data da 73 negli Stati Uniti, ma in Italia per me era una novità, una struttura a quello che io pensavo, cioè l'agente immobiliare deve avere la massima valorizzazione all'interno della struttura in cui opera, sia in termini di riconoscimenti provvigionali, quindi i soldini, perché poi alla fine si lavora soprattutto per quello, ma per la gloria va bene, però i soldi fanno sempre comodo, ma anche il riconoscimento dei risultati ottenuti. In Remax veramente questo, posso dirlo, insomma, dopo 16 anni, posso dire che c'è la meritocrazia, è un fatto reale, non è semplicemente un fatto scritto o parlato. Certo. Allora, intanto stanno cominciando ad arrivare un po' di saluti e di complimenti, anche da Paolo, non si legge, ma lo vedo io, Paolo Caputo, Loretana Marchilli, quindi sempre comunque sia, anche qua è Paolo Caputo, ecco che ha autorizzato, quindi vediamo che è lui. Allora, ciao Paolo. Molto a tutti gli imprenditori che vogliono avvicinarsi a Remax. Grazie Paolo, spero che tu stia bene, poi dopo io e lui sappiamo tutto. Ascoltami, la domanda potrebbe essere retorica, ma non lo è, nel senso, te volevo chiedere, col tempo, col senno di poi, quelle aspettative che avevi visto nel 2004 sono state mantenute? Logicamente sì, perché sono 16 anni che sei in Remax, ma la domanda vera è, nel senso, fin da subito quello che ti aveva colpito di Remax l'hai visto e l'hai potuto mettere in pratica, o ci è voluto tempo,
per digerire comunque sia, anche perché diciamo sempre, io dico sempre che Raymax è un sistema bellissimo, ma non lo è per tutti. Comunque sia, bisogna calarsi in questo tipo di business, di metodologia. Come è stato per te il passaggio dal vecchio sistema a quello nuovo? Guarda, la parte più difficile è stata quella di non aver fatto la scelta di essere in due soci, essere entrati in Raymax, e io me ne innamorai subito del sistema. Il mio ex socio un po' meno, ma non per qualche motivo particolare, perché nella sua forma mentis lui si sentiva titolare, si sentiva il capo, e questo non calza, questo è giusto dirlo, con il modello Raymax. E quindi la parte più difficile è stata quella di vivere quel momento che poi portò alla divisione, diciamo, con il mio ex socio, e quindi a proseguire da solo nel, diciamo così, dopo, subito nel 96, 97, scusa, nel 2006-2007, perché ci siamo resi conto che quello era un sistema che andava bene a me e meno a lui. Perché? Perché il sistema Raymax va bene, ma non è per tutti. Questo è una verità. Non è per tutti perché bisogna veramente guardare a un discorso di imprenditorialità, di agenzia, non più come un titolare e dei funzionari a cui io comando bacchetta le cose che devono fare, ma un imprenditore che ha altri imprenditori all'interno della, diciamo, della propria azienda, con i quali dialogare, costruire un progetto comune, ciascuno, come dicevo prima, con il proprio ruolo. Io, diciamo che da parte mia era già una cosa che avevo dentro di me, per cui è stato semplice metabolizzare questo concetto, e in effetti con le persone che all'epoca erano già nella nostra agenzia e che hanno proseguito con noi hanno trovato non grande cambiamento, ma sicuramente dei vantaggi di visibilità, dei vantaggi in metodo, dei vantaggi tecnologici, dei vantaggi in termini di marketing, che ovviamente lo sappiamo tutti fin da bambini che quello che succede in America poi prima o poi, adesso sempre più prima che poi, arriva anche da noi. Per cui il vantaggio di avere la nostra casa madre, che negli Stati Uniti vive prima di noi certe situazioni, quindi noi abbiamo dei pacchetti pronti subito disponibili quando succede un determinato evento. In alcuni casi siamo stati sicuramente precursori, tu ricordi benissimo molte campagne marketing di Raymax, e fin dall'inizio l'open house, che se ancora oggi è una novità per qualcuno, ti lascio immaginare 16 anni fa, ti guardavano veramente. Oggi effettivamente l'open house è copiato da molti altri competitor, insomma, perché è un sistema sicuramente vincente e utile, soprattutto in questi momenti che stiamo vivendo, in questi mesi, insomma. Ah beh sì, adesso poi un'altra novità è il passaggio, magari proprio in questi mesi, dall'open house fisico all'open house virtuale, certo. Quindi anche quello, come dicevi tu giustamente, non abbiamo dovuto inventarci nulla, effettivamente abbiamo guardato oltre il cielo cosa facevano e l'abbiamo pari pari riportato. Quindi... E questo è un grande vantaggio. Io ricordo purtroppo un amico collega che oggi non c'è più, ma che ricordo veramente con affetto, che lui diceva: il Raymax vige, la parola d'ordine è copia e incolla. E questo ancora oggi io ne faccio tesoro, perché se c'è un collega a Bari, Vanni Bordignon, piuttosto che Saverio Franceschini in Sicilia, che fa una cosa utile, la cosa veramente interessante di Raymax e il valore aggiunto è che nessuno è geloso delle proprie iniziative, ma è un piacere condividerla all'interno della rete, perché più la rete e quindi le agenzie Raymax si qualificano, si aumenta la competenza e ci sono iniziative interessanti che possono portare valore aggiunto agli utenti finali e ai nostri colleghi, è sicuramente un plus per tutti, sia che venga ideata a Bari, piuttosto che a Milano, piuttosto che a Torino, piuttosto che in Sicilia. E questo per me, che sono più un esecutore che un ideatore, è un grande vantaggio. Ciascuno di noi ha dei ruoli, c'è chi è veramente bravo e si diletta ad inventare cose nuove, e c'è chi è più bravo a eseguirle. Io sono più un esecutore, però l'importante è eseguire cose che funzionano, e il vantaggio di entrare in un network presente in tutto il mondo è che sicuramente sono cose testate. Quindi io, quando arriva da Raymax un'idea nuova, un'idea di marketing piuttosto che un'innovazione, io sono sereno, perché è un'idea che non è che si è alzato il nostro ottimo presidente Dario Castiglia, se l'è inventata e ce la vende. In realtà è un sistema che probabilmente anche Dario ha avuto modo di sperimentare, di confrontarsi con i colleghi diciamo delle altre nazioni europee, e di
metterci a disposizione i migliori strumenti che in questo momento funzionano meglio di altri. E questo per chi gestisce un'agenzia, come la gestisco io e tanti altri colleghi, è un vantaggio enorme. Eviti di prendere strade che poi non ti portano da nessuna parte. E quindi e soprattutto risparmi tempo e denaro. Risparmi tempo e denaro, sì sì, arrivi prima all'obiettivo. Questo è... Guarda, da solo vale il prezzo del biglietto, diciamo. Sono completamente d'accordo con te, l'abbiamo già affrontato più volte questo discorso, che però credo che finché, come tutte le cose, non lo provi, non riesci a capirlo. Mi è capitato, senza andare troppo lontano, martedì, quindi l'altro ieri, ho fatto un bellissimo appuntamento con un prospect, come chiamiamo noi, comunque sia con un professionista immobiliare veramente in gamba, un bel profilo, anche lui ha da anni nel settore immobiliare e adesso no, fa parte di un gruppo, e tra le tante cose mi ha chiesto: ma funziona la collaborazione in Remax? Ma non tanto la collaborazione mera proprio tra immobili, tra vendita, quindi immobiliare. Lui dice proprio: c'è sinergia, c'è aiuto, c'è voglia di condividere le esperienze, il materiale. Ho detto: guarda, potrei provare a spiegartelo, farti vedere esempi, ma ti dico di sì, fidati e te ne renderai conto quando entri a far parte, o comunque sia quando magari ti farò cominciare a parlare con qualche broker. Perché effettivamente, e credo che tu me lo possa confermare, ma l'hai già anticipato, è proprio questa la vera forza della rete Remax. Nessuna gelosia e voglia di condividere e di aiutarsi. Assolutamente. Guarda, poi ricordo, sempre a proposito di questo, che una delle prime occasioni in cui ebbi a toccare con mano direttamente con le persone, al di là di sentirsi al telefono, erano oggi, non li stiamo più facendo perché siamo sostanzialmente un po' relegati a guardarci monitor a monitor, erano i Brokers Retreat. Io partecipai, il primo Brokers Retreat a cui partecipai era nel 2005 e andammo in Toscana. E già semplicemente partire in auto qui con altri broker della zona, ricordo Marino Stoppini dell'Alto Verbano Luino, con Luca Rondina, partimmo e andammo, e nel momento in cui fai 3-4 ore di viaggio con un collega che sta condividendo il tuo stesso percorso, quelle 4 ore, ti assicuro Luca, che valevano più di mesi e mesi o anni di esperienza, perché potevi condividere l'esperienza di altri colleghi broker che avevano fatto prima di te magari questa scelta e ti consigliavano di come arrivare prima all'obiettivo evitando di fare errori che magari loro avevano fatto. E questo davvero ha un valore incredibile, perché ti evita di prendere cantonate, di avere delusioni, di arrivare subito a testare con mano a quello che sono, diciamo così, tutti i plus di appartenere a un network come Remax. È vero, è vero. E infatti a proposito di Brokers Retreat, mi dicono proprio alcuni broker che, a parte, vabbè, nel tuo caso anche il trasporto, ma a parte i momenti di formazione e tutto, i momenti quelli più importanti sono i momenti quelli durante magari sta a cena. Bravo, sì, sì, in cui stai a cena, che cerchi non di fare a tavolata con i soliti, ma magari vai con altre persone, ma perché? A parte magari puoi creare qualche business, ma vai veramente a imparare qualche tecnica, qualche idea, e questo te lo porti a casa, logicamente, questo. Assolutamente. E tra l'altro, scusami, finisci pure. No, vale sempre quella bellissima, diciamo così, vignetta in cui si dice che se ci siete e altri 8 colleghi entrassimo in una sala riunioni, ci sedessimo, ciascuno di noi, se in tasca 100 euro, esce da quella stanza con i suoi 100 euro in tasca. Ma se ciascuno di noi porta su quel tavolo la propria migliore idea, ciascuno di noi uscirà da quella sala con 10 nuove meraviglie. È vero. Questo è veramente, in Remax è così, nel senso che anche in un tavolo di una cena in cui ci si confronta, mi è successo questo, mi è successo quest'altro, mi è successo anche a me, l'ho affrontato così, l'ho risolta, è veramente grande, una grande cosa. Infatti, ti saluta Antonello Careddu. Grazie, ciao Antonello. Ti saluta anche Antonio De Lorenzi, nuovo broker Remax, Remax Spinnaker, benvenuto. Bocca al lupo per la tua scelta. Per concludere il discorso collaborazione, poi passiamo al tuo business. A proposito di collaborazione e sinergia, ricordo, perché anzi nessuno penso che lo sappia, che io ho fatto un'affiliazione grazie ad una segnalazione di Emanuele. Perché Emanuele, parlando con una professionista, collega che non era in Remax, ma faceva questo lavoro, e così parlando del più del meno, aveva chiesto informazioni su Remax. Io grazie a Emanuele l'ho contattata e poi dopo è entrato a far parte di Remax, quindi questo è anche la voglia di crescere insieme.
Ma sai, ti senti poi di consigliare, diciamo, di entrare in Remax se ne sei convinto, perché non consiglieresti mai a una persona di cui stima di fare una scelta se non fosse tutta di suo interesse, ecco. Ma anch'io in realtà sono in Remax perché un collega broker ha consigliato di sentire Remax e gliene sono grato ancora oggi. Fantastico. Ci saluta anche Angelo Mirabelli. Ciao Angelo. Grazie, ciao Andrea. Senti, Emanuele, raccontiamo un po' come hai organizzato il tuo modello di business, perché come hai fatto a combaciare il tuo modello con il modello Remax? Perché tu hai un'agenzia, se non vado errato, diciamo principale, e due info point. Ci vuoi raccontare un po' il perché hai questi due tipi di strutture, perché hai fatto questa organizzazione? Sì, E dove allora, sono? diciamo che Remax intanto è un franchising versatile e quindi si adatta anche a determinate situazioni, pur diciamo così, essendoci delle regole, poche perché con il sistema anglosassone insomma lascia molta libertà, diciamo così, all'imprenditore, però ci sono delle regole, all'interno di quelle regole si possono fare determinate scelte. Io appunto, come hai detto bene, in questo momento mi trovo nella nostra sede di Varese. Ma sono nato e cresciuto anche professionalmente in un piccolo paesino, diciamo sul confine con la Svizzera, si chiama Vigeu, e dove ho iniziato a fare questo lavoro. E come colleghi agenti immobiliari che sono all'ascolto, ovviamente lavorando in un determinato territorio per un certo numero di anni, alla fine le persone ti riconoscono, tanto ti conoscono, ma poi ti riconoscono come per il lavoro che fai. Sei un agente immobiliare, quindi l'obiettivo è quello che se una persona pensa e ha un'esigenza immobiliare, il buon agente immobiliare vorrebbe essere riconosciuto come tale. Io, avendo lavorato lì per un certo numero di anni, mi sarebbe spiaciuto, diciamo, perdere l'opportunità di non lavorare più con le persone che erano tra l'altro miei amici o vecchi clienti. Però comprendevo anche che il modello Remax prevedeva magari di sviluppare lo studio associato in una realtà che fosse come numero di abitanti, come potenzialità un po' più ampie. Per cui avevamo già un ufficio varese, come ho detto prima, e il progetto era quello di sviluppare l'ufficio di Varese e così feci. Poi, questo nel 2005, nel 2008 però insomma sentivo l'esigenza di ritornare a dare un servizio comunque alle persone, ai miei amici, conoscenti, ai vecchi clienti che mi avevano continuato a seguire venendo in ufficio Varese, sono circa 15 km di distanza, però mi rendevo conto che per loro era, tra virgolette, un sacrificio fare questo spostamento. Allora chiesi a Remax l'opportunità di aprire, diciamo così, un punto locale, un'unità locale che potesse rispondere alle esigenze territoriali. E quindi Dario Castiglia, diciamo i colleghi che ti hanno preceduto nella tua avventura diciamo, di sviluppatore, avevano raccolto questa mia esigenza e mi hanno detto: Emanuele, guarda, non c'è nessun problema, in Remax esiste la possibilità di aprire delle unità locali che hanno alcune regole, che si chiamano info point, poi magari Luca, se vuoi dare qualche indicazione più Certo. specifica. E quindi nel 2008 aprii questo info point a Vigeu, nel paese dove ero nato, eccetera, e ancora oggi c'è questo info point, ci lavorano, diciamo, due colleghe che lavorano con me da sempre, e sono riuscito in questa maniera a dare un servizio a quei clienti storici e soprattutto a dare continuità al fatto che io continuo ad abitare in quella zona, per cui chi sa che faccio questo lavoro e si rivolge a me, non chiedo di venire a fare 20 km per venire nell'agenzia principale. Ma soprattutto anche per un altro aspetto, Luca. Varese è una provincia di confine e Vigeu è un paese di confine con la Svizzera, che è una realtà un po' diversa rispetto a quella italiana, con i suoi vantaggi, i suoi svantaggi, ma con delle regole diverse, ma con delle particolarità che, se vuoi, mi piacerebbe poterti raccontare. Certo. Allora, ci interrompiamo un attimo, così magari do un'inquadratura al discorso InfoPoint, così finiamo giustamente il Perfetto, discorso, la gente sì. capisce. Prima mi sembra giusto dare spazio a chi ti fa i complimenti. Davide Paolillo, buongiorno a tutti. Cadei, uno dei migliori broker di tutta la rete Remax. Si impara sempre qualcosa di nuovo al suo fianco, quindi condivido con Davide. Poi Adriana Aloi, che ormai è la nostra ospite fissa, è uno dei nostri fornitori ufficiali. Anzi, Adriana, non vedo l'ora che arrivi l'ordine che ho fatto, perché poi dopo lo sfoggerò. Buon pomeriggio a te, Luca, logicamente al tuo ospite, e sono tutti voi amici Remax che seguite queste interessantissime dirette. Allora, per tornare un attimo al discorso dell'InfoPoint, l'InfoPoint cos'è, come diceva giustamente Emanuele? È la possibilità di avere
agli occhi del cliente, per gli occhi del cliente l'InfoPoint è un'agenzia immobiliare. Da un punto di vista nostro, organizzativo e del broker, possiamo chiamarlo un'unità locale, possiamo chiamarlo una vetrina, quindi comunque sia un'agenzia che va a presidiare un luogo dove magari, come raccontava Emanuele, da un punto di vista di spostamento di clientela, il mercato è diverso. Quindi per evitare di aprire un'agenzia vera e propria, viene creato, quindi aperto questo InfoPoint, che come diceva giustamente Emanuele, deve avere determinate caratteristiche di spazio, di distanza, di sviluppo, però dà la possibilità all'agenzia di poter presidiare quel luogo lì, quindi continuare a poter crescere il proprio business. Quindi credo di essere stato chiaro, poi ripeto, se avete qualche domanda io sono qua disponibile. Riprendiamo il discorso Svizzera allora, anche perché avevamo anticipato, anche perché mi hai dato due o tre pillole quando avevamo sentito il telefono, ho detto guarda, raccontale, perché io non sapevo nulla di tutto questo e magari qualche nostro ascoltatore potrebbe anche lui imparare qualcosa di nuovo e sì, perché no? Sì. Volentieri. Allora, diciamo che in quelle zone, diciamo così, di confine, esiste proprio una definizione anche geografica di zona frontalierato, che è una fascia a confine con i territori, in questo caso della Svizzera, ma credo che esista anche nella zona con l'Austria e con la Francia, dove coloro che da questi territori si recano a lavorare nella nazione vicina, in questo caso in Svizzera, sono chiamati frontalieri. Il frontaliere, appunto, per avere questo status e per beneficiare di alcune condizioni, soprattutto fiscali, deve rientrare appunto in una fascia di 20 km. E coloro che abitano in questa fascia, banalmente, per esempio, possono andare a fare la benzina con la carta sconto benzina e si paga un po' meno rispetto a quella italiana. Questo per evitare che poi facciano le code per andare a farla in Svizzera, dove costa un pochino meno. C'è sempre un discorso valutario. Come sappiamo, la Svizzera non fa parte dell'Unione Europea, anche se ci sono tutti dei patti, cosiddetti patti di reciprocità o patti bilaterali che regolano poi i rapporti. Ma perché era importante avere un'unità locale che fosse localizzata in quel territorio? Perché il cittadino italiano che si reca a lavorare in Svizzera, perché lo stipendio a parità di mansioni rispetto a un lavoro in Italia, la remunerazione è normalmente molto più alta. E quindi il frontaliere, tieni conto che in provincia di Varese ci sono circa 50-60 mila lavoratori che tutte le mattine, di mattina presto direi, si alzano, si mettono in auto e valicano la frontiera per andare a lavorare. Un numero consistente sono persone che fanno anche 100 km andare e 100 a tornare, ma non in autostrada, insomma, 100 km, anche su strade locali, per cui è sicuramente impegnativo. Però la remunerazione poi a fine mese, diciamo, dà sostanza a questi sacrifici. Sicuramente lo fanno perché conviene. Lo fanno perché conviene, sì. Queste persone, i cosiddetti frontalieri, hanno poi determinate esigenze che sono legate magari all'acquisto di casa, eccetera. E quindi, per esempio, il mutuo ai frontalieri è un mutuo un po' diverso per caratteristiche rispetto al mutuo che fa il cittadino italiano. O meglio, alcune banche considerano i frontalieri cittadini poco mutuabili perché magari non hanno la certezza del lavoro. Però la cosa interessante è questa, che il frontaliere a un certo punto della propria carriera lavorativa ci sono alcuni di queste persone che decidono proprio, anziché per evitare di fare i 100 km di andata e 100 km di ritorno, di andare ad abitare nelle zone di confine. E quindi questi comuni di frontiera, per esempio, non hanno mai avuto grossi sbalzi o picchi di numero di compravendite immobiliari, né al rialzo né al ribasso. Ma il mercato sulla zona di confine ha sempre avuto una domanda piuttosto sostenuta, proprio perché la persona che abitava a 40 km dal confine e andava a lavorare in Svizzera, ed è una volta, ed è due volte, ed è un anno, due anni, dopodiché decide di andare ad abitare vicino al confine. E noi siamo lì con la nostra agenzia ad accoglierli a braccia aperte. Alcuni di loro addirittura decidono di andare ad abitare in Svizzera, magari in affitto. Gli affitti in Svizzera sono molto cari, però per comodità vanno ad abitare in Svizzera. Però cosa succede a un certo punto? Che queste persone decidono comunque, o a fine carriera lavorativa o dopo un po', perché si stancano di abitare in Svizzera, perché comunque la vita è piuttosto costosa, decidono di comprare casa in Italia. Ma queste persone magari per tanti motivi non lo fanno subito il rientro in Italia. Ora, queste persone hanno uno stato giuridico particolare, sono iscritti all'AIRE, che è, diciamo così, un registro della popolazione italiana residente all'estero, è l'anagrafe degli italiani residenti all'estero. Chiaramente, ad esempio, queste persone possono godere dell'agevolazione prima casa, che gli agenti immobiliari che sono all'ascolto sanno perfettamente di cosa parlo,
pur non avendo l'obbligo di portare la residenza nell'immobile, neanche dopo i famosi 18 mesi. Cioè, possono comprare casa in Italia, godere dell'agevolazione prima casa, purché non ne abbiano altre già acquistate, continuando ad abitare in Svizzera, magari in affitto, e continuando a lavorare lì. Piuttosto che a fine rapporto di lavoro in Italia, quando uno finisce di lavorare, ha il TFR. In Svizzera non esiste il TFR, ma esiste una cosa più o meno analoga, adesso banalizzo, si chiama secondo pilastro, è un fondo di accantonamento che, diciamo così, colui che ha lavorato in Svizzera può beneficiare, per esempio, per acquistare la casa. Quindi può chiedere, in Italia si chiede l'anticipo di TFR, in Svizzera si chiede il secondo pilastro, ed è una risorsa importantissima per queste persone che vogliono comprare casa in Italia. E noi abbiamo, in questi infopoint, diciamo che il 70% della nostra clientela rientra in questa categoria, cioè sono frontalieri che hanno questo status giuridico e acquistano casa, o magari inizialmente la prendono in locazione per capire se la zona piace e poi decidono di acquistare. Ecco, questo per quanto riguarda, diciamo così, lo status dei frontalieri. Poi esiste un mercato, diciamo così, di svizzeri che vogliono comprare in Italia. Lì è un po' più complicato, Luca, cioè il cittadino svizzero, proprio svizzero, che non ha origini italiane, eccetera, che vuole comprare in Italia, in primo luogo è un cittadino extracomunitario dal punto di vista giuridico, perché la Svizzera è fuori dall'Unione Europea. E alcune limitazioni, questo tra l'altro l'abbiamo scoperto, diciamo, un po' sulla nostra pelle, perché ci sono dei limiti che sono dettati dai cosiddetti patti di reciprocità. Se tu, Luca, volessi comprare una casa a Lugano, ok, puoi comprarla a patto che hai determinati requisiti e la tua richiesta di acquistare casa deve essere valutata da una commissione preposta che dovrà valutare se tu sei in grado di comprare casa, magari sei anche, ma se sei, soprattutto se sei in grado, se non lavori in Svizzera, di poterti permettere la casa in Svizzera. Ok? Ti fanno sostanzialmente un'analisi finanziaria. E questo va bene, è una regolamentazione loro. Diciamo che tutto questo deriva da una legge degli anni 60, adesso mi sembra una legge Köhler, qualcosa del genere. Questa legge prevedeva che però tu, Luca Compiani, vuoi comprare casa in Svizzera e la compri come seconda casa, cioè non vuoi andare ad abitarci, questa casa deve avere determinati requisiti. Non deve essere più grande di 200 metri quadrati, quindi deve essere più piccola di 200 metri quadrati, e non deve avere un terreno di pertinenza superiore ai 1000 metri quadrati. Questo discorso, sì, è una bella proprietà. Sto parlando di una bella proprietà. Esatto. Però questo, perché ci interessa a noi? Non perché, perché, ti dico la verità, Luca, uno dei grandi vantaggi che abbiamo in Remax è che se domani mi entrasse in ufficio una persona e dice io vorrei comprare casa in Svizzera, io non faccio altro che alzare il telefono, chiamare il mio collega broker della Remax di Lugano, per esempio, Fölker Nis, che saluto, e digli: Fölker, ho un cliente che vuole comprare casa in Svizzera, trattalo tu, perché lui conosce benissimo e perfettamente le leggi svizzere sull'acquisto della casa. Io ho un'infarinatura, ma siccome vogliamo dare il massimo servizio ai nostri clienti, preferisco che sia Fölker a dare queste informazioni. E idem, se Fölker ha qualche cliente che vuole comprare in Italia, farà la stessa cosa, cioè mi manderà questi clienti. E questo viene fatto intanto per dare un miglior servizio ai clienti, ma c'è anche una remunerazione economica, esiste. Non so se ne avete mai parlato, forse sì, il sistema delle segnalazioni. Esiste soltanto in Italia. Quindi se io segnalo un cliente che vuole comprare in Svizzera, lo segnalo al broker della Svizzera e questo cliente compra, io avrò una retrocessione di una quota che il cliente paga, si chiama la segnalazione internazionale. In pratica, per, diciamo, per ridurre all'osso il concetto, tu segnali uno che vuole comprare in Svizzera, fa tutto lui, un giorno fuori, che una volta che questo ha acquistato, ti chiama, ti chiede il bonifico, ti chiede il parte. I soldoni, tu hai fatto solo, hai comunicato solo un nome, cognome e un numero, e se naturalmente la trattativa va bene, ti porta un riscontro. Assolutamente. Ma guarda, ti dirò anche di più che questo vale se uno vuole comprare casa, ma ci sono parecchi italiani, soprattutto in questa zona, che hanno magari case vacanze in Svizzera. Qui ci sono località sciistiche, no, più o meno note, da St. Moritz a scendere, insomma, Davos, eccetera, e molti cittadini italiani avevano magari la casa lì, poi per varie motivazioni decidono di venderla e magari non conoscono la lingua, perché non conoscono il tedesco. Quindi a me è capitato in più di un'occasione che siano entrati da me, mi hanno detto: senti, io ho una casa a Lanzerheide, anche qui una nota località sciistica, ma tu te ne puoi occupare? Assolutamente sì, ho chiamato il collega dell'agenzia Remax di Lanzerheide, lui è andato su, gli ha firmato un incarico, credo che dopo un mese, forse anche meno, mi ha chiamato e fa: abbiamo venduto, tedesco adesso voglio,
ho venduto casa al tuo cliente, eccetera. Ho detto, bene, sono veramente felice. Il cliente che si era rivolto a me non ci voleva credere. Ma un mese, qui in Italia ci mettiamo un mese per mettere insieme i documenti, lì gliel'hanno venduta. E quindi è stato veramente toccare con mano quello che dicevi tu prima. Funziona? Funziona. Sì. Anche questo è segnalazione. Logicamente, poi dopo, io questa mattina ero collegato perché tra oggi e domani Remax è presente al Salone del Franchising di Milano, che logicamente anche quest'anno, cioè anche quest'anno, anche il Salone del Franchising viene fatto non fisicamente a Milano, ma a livello online, logicamente. E infatti, parlando con una persona che ha chiesto informazioni, gli facevo notare anche questo, attenzione, che perché lui mi diceva che ha molti contatti all'estero, far parte di una rete che è presente in più di 115 nazioni ti dà la possibilità di non perdere nessuna possibilità di business, perché hai un amico in Svizzera, hai un amico a Barcellona, hai un amico, che ne so, in Brasile, hai un amico in Argentina, puoi sfruttare, non devi fare altro che fare una segnalazione, una comunicazione e la rete lavora per te. Questo porta naturalmente dal punto di vista professionale, per te fai un'ottima figura, ma poi alla fine raggiungi l'obiettivo che è quello di vendere, e quindi sicuramente la rete ti aiuta in questo. Sì, sì. Anche l'anno scorso un collega di una Remax di Buenos Aires, di origine italiana, aveva dei parenti che avevano un appartamento da vendere qui vicino a Varese, mi ha contattato, mi ha fatto la segnalazione, abbiamo preso l'incarico, l'abbiamo venduto, e chiaramente poi ho retrocesso, diciamo, quello che mi era successo a me con la Svizzera al collega dell'Argentina. E questo è veramente un valore aggiunto, perché oggi le persone, lockdown a parte, circolano di più, vedono, si muovono di più rispetto a un tempo. Per cui anche qualcuno che si sposta da qui, che vuole andare a abitare in Portogallo, per esempio, visto che ci sono una serie di benefici, spesso dico, io vorrei andare in Portogallo, mi puoi segnalare qualcuno di cui fidarmi in quella zona? Assolutamente sì. Certo. Noi adesso naturalmente abbiamo allargato il giro, ma se vogliamo rimanere a livello italiano, magari ci potrebbe essere il collega o il cliente che deve fare magari una segnalazione magari al sud, che magari rischieresti di perderla perché non sapresti chi segnalarla. Invece a questo punto, avendo una realtà che ormai è presente in tutte le province d'Italia, puoi accompagnare il tuo cliente tramite un collega da un'altra parte. Cioè, beh, questo, se la segnalazione, è vero, davo un po' per scontato, la segnalazione nazionale ormai è all'ordine del giorno, per cui quella non l'avevo neanche citata, però assolutamente c'è la cosa. Certo. All'interno d'Italia è reale, insomma. Infatti. Senti, intanto grazie per questa spiegazione di questo mercato che era per me sicuramente, ma anche per molti sicuramente era un po' nuovo. Siamo un po' in chiusura, quindi che hai già fatto 16 anni in Remax, ne farai altrettanti se non di più. Ti sei dato qualche obiettivo nel prossimo quinquennio? Hai in mente di fare qualcosa di particolare, di presidiare nuovi territori, di crescere, di organizzare la tua struttura? Ma allora, guarda, adesso siamo in fase di completamento perché di un progetto, diciamo, dove abbiamo questo infopoint a Viggiù, abbiamo voluto dare un po' più di sostanza, quindi qualche anno fa ho acquistato un immobile che siamo in fase di ultimazione, di ristrutturazione, quindi entro fine anno lo inaugureremo per dare una sede sempre più, diciamo, adeguata a quelle che sono le esigenze locali, ma proprio perché lo sviluppo dell'attività in quella zona di frontiera è sicuramente interessante. Oltre all'infopoint di Viggiù ne abbiamo anche un altro, sempre in un altro comune, diciamo vicino a un'altra zona di frontiera, l'infopoint di Arcisate, dove è gestito dal collega Davide Paolillo, che saluto. E nella nostra idea, proprio perché ho all'interno dell'ufficio persone che hanno voglia di fare, di crescere, e l'opportunità è quella che cresceremo insieme con un programma, diciamo così, di sviluppo che vedrà in un arco di medio-lungo periodo, ma contiamo nel giro, diciamo, di 2 anni, anche se le persone mi premono di farlo l'anno prossimo, di aprire altri 2 uffici in altre zone della nostra provincia, sempre per essere più presenti, diciamo così, capillarmente sul nostro territorio. Quindi i progetti ci sono, le persone con le quali farlo, quindi i colleghi all'interno dell'ufficio che hanno voglia di crescere, ci sono, per cui ci sono tutti i presupposti perché questo possa concretizzarsi. Molto, mi fa piacere. Immagino che il reclutamento continui sempre. Mi ricordo che avevamo fatto anche un evento insieme un po' di tempo fa, quando avevi anche Paolo come reclutatore, quindi è stato un bel evento. È stato. È vero, sai che adesso a proposito di quell'evento, che credo che l'abbiamo fatto circa 3 anni fa, e uscirono poi, credo, un paio di articoli anche sui giornali dove c'erano anche
delle fotografie di quell'evento. Tra l'altro, l'hai mandata, sì, sì. E te l'ho mandata, ma pensa che poi, sai, nel nostro InfoPoint di VGU, uno di quegli articoli l'abbiamo incorniciato e quindi, forse non te l'ho mai detto, nel nostro ufficio campeggia la fotografia con me, te, Paolo, presente. No, fantastico, fantastico. Devo venire a vederlo, devo perché venire a trovare, esatto. È di Varese, ma non quella lì, quindi devo venire. Sì. Bello, bello. Quando inauguriamo quello nuovo la porteremo e quindi verrai a trovarci e ti farò vedere quel quadro in cui ci sei, siamo immortalati in tre. Quello sicuramente. Allora, dicevamo appunto del reclutamento, quindi se ci stesse guardando qualche persona magari di Varese o della zona... della tua zona, quindi questo InfoPoint, perché dovrebbe venire da te? O perché dovrebbe venire da te, così in generale? Perché diciamo che il mio obiettivo è quello di fare stare al meglio le persone che lavorano con me. Io confido molto sul fatto che Remax, come dicevo prima, è versatile e quindi non c'è un modello standardizzato che devi fare questo, devi fare quell'altro. Ognuno di noi ha i propri sogni e i propri obiettivi e il lavoro del broker è quello di parlare, questo che faccio abitualmente con i miei consulenti, con i miei colleghi, e di capire quali sono le loro motivazioni, le loro esigenze e quindi quali sono le loro aspettative. E il mio compito che cerco di svolgere al meglio è quello di riuscire a fare realizzare i loro obiettivi. Per cui in Remax siamo veramente l'agenzia basata concretamente sulle persone. Siamo un'agenzia di persone, fatta di persone, e il benessere di queste persone, che sono poi i miei colleghi, è per me la cosa prioritaria. Per cui se qualcuno fosse all'ascolto e decidesse di venire a fare una chiacchierata, sicuramente trova le porte aperte, trova una persona con la quale confrontarsi. Ecco, tra l'altro ti fai complimenti anche Alexia Stella. Viva Varese, viva Emanuele Cadei. Grazie, grazie Alexia. Ecco, quindi... per chiudere un attimino, giustamente, se siete interessati al mondo Remax dal punto di vista dei consulenti immobiliari, siete nella zona di Varese, contattate pure Emanuele, trovate i suoi riferimenti un po' ovunque o comunque andate sul sito Remax, remax.it/ecadei, quindi nome, l'iniziale del nome e il cognome, semplicissimo. Invece, esatto. Come io vi dico sempre, io sono un expansion manager, quindi il compito è quello di far conoscere Remax, quindi non solo attraverso queste dirette, ma proprio anche magari con degli incontri mirati, quindi capire i vostri obiettivi, la vostra voglia di crescita, il vostro destino e magari provare a costruirlo insieme. Quindi se volete maggiori informazioni sul modello Remax, contattatemi pure sia tramite cellulare che anche comunque sia via mail e poi ci possiamo fissare un incontro di persona, auguriamoci di poterlo ancora fare o magari anche a distanza, intanto ormai la tecnologia ci aiuta, quindi siamo disponibili a darvi tutte le informazioni del caso. Prima di ringraziare e salutare Emanuele, voglio ringraziare sempre voi che ci seguite e anche oggi avete partecipato, ci avete fatto tanti complimenti. Vi aspetto settimana prossima, sarà già la 20ª puntata, quindi comunque sia, ormai ha preso piede questo format. Sarà una puntata un po' particolare perché avremo un ospite non italiano, un ospite portoghese. Chi è in Remax lo conosce sicuramente, chi non è di Remax e non lo conosce, veramente gli consiglio di non perdere la puntata. Stiamo parlando di João Apolinario, è veramente il riferimento dal punto di vista di reclutamento, è stato premiato anche da Remax Europe come il miglior reclutatore degli ultimi 10 anni. Vi do solo due numeri: è all'interno di un gruppo, il gruppo Remax Vantagen, ha 22 agenzie e ha oltre 1000 consulenti immobiliari. Quindi sicuramente con lui parleremo e approfondiremo nel dettaglio il discorso Remax. Avremo poco tempo, ma cercheremo di avere di fargli rispondere le più domande possibili. Io Emanuele ti ringrazio per il tempo che mi hai dedicato e per il tempo che hai voluto dedicare a chi ci stava ascoltando. Ma sono io che ringrazio te Luca, perché è sempre un piacere confrontarsi con professionisti del tuo calibro, con l'esperienza che hai tu, e soprattutto credo di raccogliere un po' anche la testimonianza di altri colleghi con i quali mi sono confrontato, di farti i complimenti per questa tua iniziativa, perché è veramente importante per tutti noi broker, per i consulenti e per la rete. Quindi un grande applauso e soprattutto per la levatura delle persone che hai appena citato, per esempio, che porterà in trasmissione João. Ho avuto la fortuna di conoscerlo personalmente, è veramente un professionista eccezionale,
diciamo così, il Ronaldo del reclutamento, nel senso che è portoghese anche lui. Visto che è portoghese, tra l'altro parla molto bene l'italiano perché ha lavorato anche per una company italiana, per cui è un piacere sentirlo parlare, è uno di una concretezza incredibile, per cui veramente seguirò con attenzione la trasmissione. Sì, sì, infatti veramente sia che vi siate interessati a Remax o meno, sentire una persona che in pochi anni ha reclutato più di 1000 persone, perché ne ha 1000 adesso all'attivo, quindi vuol dire che ne ha reclutate molte più, è sicuramente interessante capire come ha fatto e cosa sta facendo, quindi è una bella puntata. Grazie ancora per la disponibilità, io vi aspetto tutti giovedì prossimo e vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti, a presto. Ciao a tutti. Ciao.